l'elezione popolare diretta del capo dello Stato, come quella in America e in Francia. Ma anche ora, in attesa di questa riforma, non è assolutamente pensabile che con un colpo di mano, sempre aggrappandosi allo 03 di cui parlavo prima, questi signori pensino di imporci uno di loro, magari uno dei più estremisti di loro, per sempre.